From Scratch, la forza di un amore. Tutto sulla nuova serie Netflix. Netflix ha regalato ai suoi abbonati una nuova serie, stavolta piena di amore e di sentimenti. Il titolo è, infatti, From Scratch, la forza di un amore, e racconta la romantica storia tra una giovane studentessa americana che va a Firenze per studiare arte e uno chef siciliano che incontra e conosce proprio nel capoluogo fiorentino. From Scratch, la forza di un amore racconta le memorie di Tembi Locke. Quest'ultima è una giovane studentessa americana che si reca a Firenze per inseguire il sogno di studiare arte e lì incontra uno chef siciliano che diventa ben presto il suo grande amore. Purtroppo, però, non si tratta di una commedia romantica spensierata, come potrebbe sembrare. Dopo qualche tempo, infatti, la coppia decide di trasferirsi a Los Angeles e mettere radici lì, ma un evento tragico ed inaspettato glielo impedisce. La malattia del protagonista ferma tutti i loro progetti ed alla fine fa fare i conti a Tembi, con il dolore del lutto. Zoe Saldana, la protagonista della serie insieme ad Eugenio Mastrandrea, ha raccontato di essere rimasta profondamente colpita dalla trama sin dal principio. Nel corso di un'intervista, l'attrice ha riflettuto su ciò che significa perdere l'amore della propria vita. Saldana ha dichiarato di aver sempre saputo cosa significa fare i conti con il lutto per la perdita di quello che rappresenta un eroe. Come è successo quando perse suo padre all'età di 9 anni. Anche la prospettiva di sua madre, però, deve essere stata estremamente dolorosa, dato che lei ha perso il compagno di una vita. Attica Locke, la sorella di Tembi, che non è soltanto un personaggio di fantasia, ma è realmente esistente. Parlò con il regista Reese Witherspoon, il quale le disse che gli mancava una bella storia tra nuora e suocera. Attica gli consigliò di leggere il libro di sua sorella Tembi, e così iniziò la fase di preparazione di questa serie, che ora riscuote un grande successo. Zoe Saldana, durante un'intervista, ha anche raccontato come è iniziata per lei l'avventura in questa serie televisiva. Il regista risandò da lei consegnandole il libro di Tembi Locke. Infatti, le disse che per qualche motivo aveva pensato a lei, leggendo la storia e la trovava perfetta per il ruolo della protagonista. Zoe accettò immediatamente e dopo un anno e mezzo di riprese, ora la serie è sbarcata sul catalogo Netflix. Gran parte delle scene è stata girata in Italia, come hanno confermato gli stessi attori. La Locke ha dichiarato che il momento più significativo della serie, oltre che uno dei più belli, è quella del ristorante in cui il protagonista Lino seduce Amy. In maniera leggera e divertente attraverso la sua cucina. Tembi ha raccontato che è proprio questo, quello che è accaduto a lei nella frequentazione con colui, che poi è diventato suo marito. Zoe Saldana ha raccontato di essersi immedesimata nel personaggio, che ha interpretato perché anche lei, nel 2013, si è sposata con un italiano, da cui poi ha anche avuto dei figli. L'attrice ritiene che non sia facile essere sposati con una persona che tiene molto alla propria cultura antica, la cucina e le tradizioni. Saldana ha anche rivelato un aneddoto, dicendo che quando ha conosciuto Eugenio Mastrandrea, è rimasta sorpresa dal fatto che avesse 28 anni, mentre lei ne ha 44. L'attrice ha fatto sapere di aver superato tutti i suoi dubbi, perché poi Mastrandrea ha dimostrato tutta la sua maturità. Voi che cosa ne pensate? Seguirete questa serie televisiva su Netflix, e se l'avete già vista vi è piaciuta? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.